Plena delle emozioni da montagne russe con sublimazione nel quinto set, bello sino al finale, vinto quasi a sorpresa da Novara che supera per la seconda volta consecutiva Conegliano e alza al cielo per la terza volta nella sua storia la Coppa Italia di Lega Femminile di Pallavolo. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che ci si allena tutti insieme e che nei momenti difficili tutti riescono a dare un contributo. Una finale caratterizzata dalla grinta del Novara nel primo set, Sansone a stratosferica in difesa e contrattacchi chiusi da una precisissima Paola Egonu, 25-22 per le piemontesi, poi il ritorno di Conegliano. Viene ritoccata la ricezione, Miriam Silia, Kimberly Hills e Samantha Fabris costituiscono il trio magico delle schiacciate, le Pantere volano, 25-20 nel secondo e addirittura 25-12 nel terzo set. Tutto sembra ormai scritto con le campionesse d'Italia che accarezzano quasi la coppa, ma dal cilindro Massimo Barbolini estrae Letizia Camera, casella palleggiatrice, che soffre sia a muro, è alto 1,75 m, ma comincia a pennellare alzate, riscopre i primi tempi e arriva il pareggio, 25-22, e poi l'interminabile tie-break con guizzo di Novara, la gioia incontenibile sul 15-12 e il premio di miglior giocatrice proprio a Letizia Camera. Sono felicissima, cosa posso dire? Fiera delle mie compagne che mi hanno aiutato, i tifosi, tutto, sono senza parole perché sono emozionata.